lit a candle, was talking all about our love, and then it fizzled out. I swear the wicked turned to smoke. Il Comitato Tappa Vicenza 2013 ha voluto celebrare i campioni vicentini che hanno corso il Giro d'Italia durante la loro carriera domenica 19 maggio in Basilica Palladiana all'interno della straordinaria mostra di bici d'epoca Pedalando tra Storia e Arte. Erano presenti Giovanni Battaglin, unico vicentino ad aver vinto il Giro d'Italia nel lontano 1981, e ancora Marino Basso, campione del mondo 1972 e vincitore in carriera di ben 15 tappe al Giro d'Italia, la celebre maglia nera Lucilio Lievore, detto Lepre, passato alla storia per la lunga intervista di Sergio Zavoli. Arriva comunicato alla sera della Gazzetta dello Sport, all'ultimo in classifica in via eccezionale 500.000, medaglia d'oro della Gazzetta dello Sport e giro d'onore assieme a Brigitte Gimondi. Allora io sono andato un po' alla partenza, 5-6 corridori. A metà Chisano mi dice tutto sportivo Mario Mainetti, fermati dentro al bar. Deve arrivare ultimo, per noi mi serve la pubblicità. Allora io dentro sul bar, ho visto il filmato, il libro afforato, ha rotto la bici, e così è andato a fare 500.000, medaglia d'oro, giro d'onore. Un applauso, un applauso. Try to blame yourself. Think this love we got, or only a fool would try to sell. You're my kind of beautiful. Ed ancora Lino Farisato, vincitore di due tappe, poi Andrea Ferregato, Angelo Furlan, Bruno Cenghialta, Sanfredo Remo, Tumellero Romano, Loro Luciano, Tullio Bertacco, Mario Maino e Giuliano Bernardelle. Inside your love, grande emozione tra gli stessi invitati, per alcuni un'opportunità di rivedersi dopo anni, tanti appassionati in mostra per applaudire questi ciclisti che hanno onorato il ciclismo vicentino con la loro partecipazione al Giro d'Italia. Spero che un giorno esca qualcuno che possa vincere e portare i colori vicentini a un Giro d'Italia, perché è un enorme onore e piacere vincere un giro, quindi io mi auguro che un giorno ci sia un corridore vicentino che possa vincerlo di nuovo. Abbiamo dei bei atleti, dei bei giovani che stanno crescendo, quindi spero fra questi ci siano qualcuno che mi venga vicino a me, insomma, ecco. Ecco Giovanni, l'anno che tu hai vinto il Giro d'Italia, una tappa fu anche vicentina, si arrivò ad Arzignano. Quest'anno a Vicenza, dopo 17 anni di assenza, arriva il Giro, è sempre una grande festa. Sì, quando in una città arriva, in un paese arriva una tappa del Giro d'Italia, è un giorno di festa, perché il ciclismo in Veneto si dice si mangia pane il ciclismo, difatti è vero, abbiamo tanta gente che va in bicicletta, tanti sportivi, e quindi è uno sport popolare che dà risultati notevoli come marketing, come pubblicità, eccetera, fa conoscere i nostri bei posti, perché si fa anche per quello, e quindi è giusto che ci sia un giorno di festa che porti il giro a Vicenza, che faccia bene, che sia una bella giornata, che porti tanto pubblico e onore alla nostra città. Piacevoli i racconti di Lievore, Basso e Battaglino, con un conduttore d'eccezione nella figura dell'avvocato Claudio Pasqualin. Che si è portato dietro Merz e Guimard, che erano Merz molto competitivi e in volata. Allora. E stava vincendo un italiano. Dietro. E tu, che nazionalità sei? Io sono Vicentino. Internazionale. Internazionale. Ecco. Francese. Hai capito, ma Francese, Belgique, Olandese. You got love that's slipping through the cracks. Il Comitato Tappa Vicenza 2013, rappresentato nell'occasione da Moreno Nicoletti, Alessandro Belluscio, Lino Mosele e Gabriele Viale, ha voluto omaggiare tutti i ciclisti di un libro sulla storia del ciclismo, invitandoli alla tappa di mercoledì. Il tutto si è chiuso con una brindisi con i vini dei Colli Iberici. Nobody does it.